sì, io innanzitutto do il benvenuto al nostro amico. E oggi, come sapete, c'è un convegno molto importante per noi, il convegno più importante del Popolo della Libertà sulle tematiche del lavoro. Abbiamo invitato tutte le parti sociali italiane, tutto il mondo sindacale, il mondo imprenditoriale, e che includerà, oltre che il sottoscritto, Tremonti, Maroni e Gianfranco Fini. In questo contesto noi abbiamo ritenuto importante per una testimonianza del mondo politico francese, della nuova amministrazione insediata dal Presidente Sarkozy, che come sapete ha intrapreso delle riforme importanti sul versante del mercato del lavoro. Io credo che il tema centrale che noi dobbiamo sottolineare è lo slogan lanciato da Sarkozy, quello di lavorare di più per guadagnare di più, cioè l'idea di legare il reddito alla produttività, uscire dalla contraddizione di un tempo in cui c'è da un lato il reddito e la competitività e dall'altro lato il lavoro. Bisogna sposare questi due interessi, che è la nostra stessa idea. In particolare poi io ringrazio dell'invito per il 2 aprile, in cui sostanzialmente, oltre alla prospettiva di incontrare il ministro del lavoro francese, c'era anche la prospettiva di incontrare il nuovo sottosegretario a Parigi Capitale. Quindi sostanzialmente il sottosegretario che è il presidente Sarkozy e il primo ministro hanno scelto per implementare, per sviluppare l'area territoriale di Parigi, con delle idee molto simili a quelle che pensiamo anche noi. Come sapete, nel patto con Roma c'è l'idea di creare il distretto metropolitano di Roma Capitale, in cui si assommeranno i poteri del comune, della provincia e di una parte della regione. E questo sarà legato inevitabilmente a una legge su Roma Capitale, una legge di riforma costituzionale. Quindi anche a Parigi c'è la stessa tendenza, la stessa volontà da parte del governo nazionale di valorizzare il ruolo della capitale. Questo per me è estremamente importante, anche per la sfida che sto facendo qui a Roma come candidato sindaco al comune di Roma.